Se vi accomodate, così ricominciamo, la pausa è stata un po' più lunga di 5 minuti. Prego, professore. Allora, abbiamo una domanda che va bene, ci hai detto che l'ideologia vuol dire fare politica attraverso l'idea, con tutto quello che ciò implica. Anzi, hai detto che questo è perché? Perché Platone effettivamente fa, mette insieme la politica e l'idea, assolutamente sì, ma non nel senso del confronto fra idee. La politica non è conflitto fra idee, al massimo è conflitto fra l'assenza di idee, cioè la polis, e il filosofo. L'idea non è motore della politica, il motore della politica è la filosofia. Se non c'è la filosofia, la politica non è confronto di idee. La politica reale, quella senza filosofia, la politica empirica, non è confronto di idee, non è conflitto di idee, è conflitto di forze, di soggetti reali, ricchi, poveri, greci, barbari, quel che volete voi. Ateniesi, spartani, ma non è conflitto di idee. Lo stesso, questo deve servirvi per capire che quando si è all'opera delle parole che hanno a che fare con gli ismi, per il pensiero antico e medievale, non funziona. Cioè, Pericle fa, nel secondo libro delle storie di Tucidide, fa l'elogio della democrazia. Ma no, lì non dovete pensare che stia facendo l'elogio dell'ideologia democratica, sta facendo l'elogio della città in cui lui comanda. E oltretutto sta dicendo che lui, che peraltro è di famiglia nobile, è riuscito a mettere insieme una città che è all'altezza degli standard aristocratici della calocrazia, che sono il valore a cui lui fa riferimento. Solo che la composizione materiale di quella città non è come gli aristocratici chiedono. Gli stessi risultati li si possono ottenere anche facendo partecipare alla vita politica i poveri, no? I quali invece, per uno che è un simpatico reazionario, cioè Aristofane, ma che dice la verità, i poveri non ne sanno niente delle idee, ma anche gli aristocratici non sanno niente delle idee. I poveri sono brutti, sporchi, cattivi, ignoranti, e la democrazia è il loro governo, giustamente, contro i ricchi. Ma non in nome di un'idea, in nome del conflitto. Dice, le res gestae divi Augusti sono il manifesto ideologico dell'impero. Ma non è vero, non sono il manifesto ideologico dell'impero. Sono il resoconto del fatto che una persona, no, a 19 anni, privato in pensio, privato per consiglio, a spese mie, avendoci pensato su io da solo, faccio la guerra civile, la vinco e restauro gli antichi costumi della Repubblica. E non sto dicendo che in questo modo un'idea ha sconfitto un'altra idea. Sto dicendo che ho, attraverso il conflitto concreto, reale, contro i cesaricidi, ho dato nuovo vigore alla città. Non è una questione, dice, ma era un conflitto di civiltà fra la Roma occidentale e Antonio, invece, Ottaviano che difendeva Roma occidentale contro Antonio, che invece faceva il monarca orientale traviato da Cleopatra, ma nessuno ha mai concettualizzato questa cosa. Non era una bandiera contro un altro, non era un ideale contro un altro. Gli antichi non ragionavano così. Non potevano, credevano nell'essere, non avevano bisogno delle idee.
quando, questo non vuol dire che non confliggevano, confliggevano e come? Semplicemente non confliggevano in nome delle idee. Pace, no? Quando San Bernardo nel Laus Nove Milizie dice che bisogna uccidere il male, e incidentalmente si uccidono anche gli infedeli, nell'infedele uccidi il male, non è omicidio, ma è malicidio, non sta facendo ideologia. Potrebbe sembrare che sta facendo ideologia. No, sta dicendo che esiste la verità dell'essere. Esiste il serpente nel paradiso terrestre e tu gli tagli la testa. Siamo nel concreto, non nell'astratto. Bisogna fare la guerra davvero, non bisogna fare la guerra in nome di Dio, bisogna fare la guerra in nome della verità incarnata che siamo noi. È la nostra vita che è in gioco, non un ideale che è in gioco. Quando è che c'è l'ideologia? Quando non c'è più la vita ben fondata? Quando non c'è più il fondamento. E quando, chi era il fondamento? Beh, nel Medioevo c'è poco da fare, era Dio. Cioè, esisteva un ordine dell'essere. Tant'è vero che voi nel Medioevo non potete pensare alla politica se non come l'intreccio di gubernaculum e giustizia, dove gubernaculum vuol dire tracciare la rotta. Giurisdizia vuol dire che l'essenza dell'attività politica è dettare la giustizia intesa come l'ordine dell'essere a tutti noto, a cui devi ricondurre i devianti. Le eresie sono l'ideologia medievale, certo, ma come vedete non sono l'ideologia. Le eresie sono, quello che noi chiamiamo eresie, sono una lotta interna allo stesso orizzonte, al medesimo, che ti dice tu hai dimenticato la povertà evangelica. Tu, vescovo ricco, grasso, schifoso, hai tradito l'ideale apostolico. Dov'è l'ideologia? Sei un traditore. Non è una bandiera da sventolare, è un dato di fatto. Perché nasca qualche cosa che assomiglia all'ideologia, che cosa ci vuole? Ci vuole un vuoto, non un pieno. Appunto, bisogna essere costretti a ragionare in termini di idea, cioè di dover essere, cioè di astrazione, perché non sai a che cosa, a quale santo votarti. Non sai più dove attaccarti, dove appigliarti. E questo perché? Quando succede? Questa è la modernità. La prima mossa sono le guerre civili di religione. Lì il solco diventa invincibile, cioè si può dire finché vuoi che quelle sono eresie. Ma visto che Lutero è stato così intelligente da allearsi con dei principi solidi e cattivi, non è riuscita la tipica mossa ecclesiastica che era appunto far sterminare tutti gli eretici da qualche principe cattolicissimo o cristianissimo. No, stavolta non ci sono riusciti, per cui a un certo punto il luteranesimo non è più un'eresia, è una potenza. Lo stesso dicasi per il calvinismo, lo stesso dicasi per una cosa molto meno ingombrante sotto il profilo teorico come lo scisma d'Inghilterra, che non è neanche un'eresia. Però sono potenze che lacerano l'Europa, cioè non c'è più terreno comune. Non c'è più il fondamento. Poi, altro processo distruttivo. Processo distruttivo. La reimpostazione del sapere sul soggetto. Che è qualcosa di totalmente insensato per un pensatore antico o medievale, totalmente insensato. Cioè, che il sapere sia da
da concepire come lo sguardo del singolo sul mondo. Non siamo mai, ma quando mai? Ma il sapere è qualcosa che coinvolge l'intera società, non è la quale intera società non può essere scomposta in altro modo. Non esiste il soggetto, non è mai esistito il soggetto. Pensate a Dante che si può concepire che si possa fare filosofia a partire dal singolo soggetto. Ma non c'è. E invece la modernità fa questo. Perché fa questo? Perché bisogna liberarsi di quelli che la pensano diversamente. E perché bisogna liberarsi di quelli che la pensano diversamente? Perché quelli che la pensano diversamente, quelli che credono nell'ordine dell'essere, nella compattezza dell'essere, sono a loro volta in guerra fra di loro, per cui non sono più in grado di fornire la prestazione fondamentale della pace. E poi perché i soggetti adesso hanno proprio voglia di stare da soli e di competere fra di loro, relativamente in pace, e di mobilitare a partire dalla soggettività, mobilitare la società. Nasce la borghesia. Allora abbiamo un deficit ontologico, non c'è più l'essere, e un deficit sociale, non c'è più un terreno, un tessuto, che non era un tessuto di pace. Pensate a Firenze. Non dico la Firenze dei Guelfi e dei Ghibellini che erano delle consorterie nobiliari, ma pensate alla Firenze del tumulto dei Ciompi. La lotta sociale c'era, ma non era una lotta sociale che fosse una lotta fra due orizzonti esistenziali ed epistemologici. Invece, quando una borghesia nasce, si fa portatrice di un orizzonte esistenziale ed epistemologico alternativo. Proprio alternativi. Non più, cioè non riconosce più l'autonomia. Non c'è più l'autonomia. Il nemico della modernità è l'autonomia. Cioè, l'autonomia sei il far crescere, e il moderno dice, beh, sono già cresciuto, sono adulto. No, e la parola è la stessa, eh? Augere e vaccin sono la stessa parola. Crescere e diventare adulto. E non a caso Candida, la vera colpa è non volere diventare maggiore. Oppure si potrà dire, la vera colpa è non voler uscire dallo stato di maturità. È questa cosa qui, è questo raddoppiamento. È l'idea che il mondo non ci basta più. Non ci basta. Guardate, è un'idea faticosissima da praticare, che è più che rivoluzionaria, è catastrofica. E tanti autori che passano per essere maestri della modernità non ce l'hanno. Machiavelli non ce l'ha. Machiavelli non pensa che il mondo vada rovesciato e debba ricominciare. Non è così pazzo. Grozio non ce l'ha. Grozio accumula materiale, una quantità mostruosa di materiale storico, giuridico, retorico, proprio perché per rispondere ai problemi del suo tempo convoca la storia. Cioè, pensa che il suo tempo sia un tempo a cui ci si deve adattare e che per adattarsi si debba convocare tutte le storie, non rompere con tutte le storie. Rompere con tutte le storie la fa Hobbes. L'antichità in se stessa, io penso che nulla sia dovuto. Il contratto è questo, vuol dire rompere, rompere, rompere. Usciamo da quello che ci è dato. Rompere con la storia è Rousseau. L'uomo nasce libero e ovunque in catena, e quindi la storia è la storia dell'incatenamento, e quindi scateniamo la storia, scateniamo l'uomo.
ricominciamo. Questa è la rivoluzione. Questa la si fa perché ci sono dei soggetti che la vogliono fare. E una volta tanto la vogliono fare fino in fondo, cioè cambiano il modo di ragionare. Cambiano il modo di ragionare vuol dire si inventano una filosofia razionalistica di alto profilo che quando vorrà diventare pratica non potrà non diventare ideologia. Ah. L'ideologia è la figlia bastarda, spuria, inevitabilmente bastarda, spuria, della filosofia moderna. La quale filosofia moderna si fonda sull'idea che non c'è l'essere,